Siamo live. Siamo live. Ciao Mauro. Mauro, invita qualche amico, invita qualche agente immobiliare. Ci facciamo una bella chiacchierata. Ciao Paolo, come stai? Tutto a posto? Ragazzi, buon pomeriggio. Come va? Tutto bene? Ciao Fabio. Aspettiamo qualche altro minuto. L'argomento di oggi sarà la preoccupazione che ogni agente immobiliare ha che vuole migliorare il proprio lavoro, il proprio business. E quindi parleremo proprio di quali sono le preoccupazioni che affliggono tutti gli agenti immobiliari, soprattutto gli agenti immobiliari che fanno questo lavoro da non più di 5 anni. Quindi ci sono delle similitudini, tra tutti gli agenti immobiliari, parleremo proprio di quello. Purtroppo le preoccupazioni di solito si affrontano in due modi, cioè o le affrontiamo, le conosciamo e ci fanno andare avanti perché costruiamo un metodo che ci dà la possibilità di superarle, o altrimenti regrediamo. Solo che chiaramente regredire, penso che nessuno voglia regredire. Ci siete ragazzi? Ciao Giorgia, come va? Tutto a posto? Allora ragazzi, quindi dicevamo, siete al mare? Dove siete? Oggi parleremo, come vi dicevo, della preoccupazione di ogni agente immobiliare. La preoccupazione che ogni agente immobiliare ha durante il percorso lavorativo, specie all'inizio, nei primi 2 o 3 anni, quando ancora non ha un proprio portafoglio clienti, tutti gli agenti immobiliari, o quasi tutti gli agenti immobiliari, hanno pressappoco le stesse preoccupazioni. Riuscirò a prendere incarichi in esclusiva? Riuscirò a vendere immobili? Riuscirò a vendere immobili tali da garantirmi uno stipendio mensile e quindi garantirmi un tenore di vita che piano piano crescerà e quindi più tranquillità e sicurezza per me e per la mia famiglia? E soprattutto riuscirò a svolgere la professione di agente immobiliare in un modo tale che con il tempo si innescano dei meccanismi tali che mi generano altri clienti, che mi generano altre vendite? Questa è un po' la preoccupazione di molti agenti immobiliari. Ci sono passato io una decina di anni fa, ci passano in molti, ed è una similitudine che vedo tra gli agenti immobiliari che vedo passare nelle agenzie, nella mia agenzia. Ragazzi, l'audio è a posto, se si sente bene, scrivetemi un commento, così verifichiamo anche l'audio. Mi sentite quindi bene? L'audio va benissimo? Vai Giovanni. Giovanni, fammi sapere come va l'audio. Giorgia. Ok, sembra che va tutto bene. E quindi diciamo la preoccupazione degli agenti immobiliari, soprattutto quelli neofiti, io per neofiti intendo gli agenti immobiliari che ancora non fanno questo lavoro da 5 anni. Ci sono similitudini per quello che sono le loro preoccupazioni e ci sta perché è normale, in un processo di apprendimento, in un processo di costruzione di un business basato, è chiaro che tutto diventa più difficile, perché una cosa è pianificare una semplice analisi matematica dove io so che 2 più 2 fa 4 più 2 fa 6 e quindi so che per arrivare a 10 devo aggiungere x2, e con le relazioni umane questo viene un po' più difficile. È un processo che chiaramente è monitorabile, ma non lo possiamo monitorare come se dovessimo monitorare un processo matematico. Ciao Marco, tutto a posto? Mi senti? Oggi stiamo parlando delle preoccupazioni che hanno tutti gli agenti immobiliari, soprattutto quelli che lo fanno da poco meno di 5 anni. Quindi quelle che sono le similitudini. Stavamo parlando della differenza tra la costruzione di un business basato sui numeri e uno basato sulle relazioni. Perché, grazie Giovanni, ok.
il business dell'agente immobiliare è basato sulle relazioni umane. Chiaramente più relazioni umane ho forti, più clienti ho fidelizzati, diciamo fidelizzati, ci sarebbe dietro da fare un corso di mezza giornata per parlare proprio della fidelizzazione del cliente, più si crea un meccanismo tale di clienti, quello che gli americani chiamano referral, centri di influenza, tutti quelli che sono, ma questi diventano clienti tali da trasformarsi poi in potenziali contatti e quindi potenziali incarichi, e se io ho una relazione umana forte e stabile, di fiducia, una relazione che dura con queste persone, è chiaro che io lì ho sbancato, nel senso che la conversione, quello che fa fare il salto da un agente immobiliare che produce fino a un certo numero di fatturato, e quello che invece fa produrre di più è la qualità e il numero delle relazioni umane. Quindi è chiaro che se io ho una qualità di relazioni umane con i miei clienti, e intendo io per qualità di relazione umana il cliente che viene in agenzia, che mi contatta, se non mi trova si fa in quattro per trovarmi perché sa che io sono impegnato con altre persone come lui, e mi chiama dicendomi: Giuseppe, l'immobile me lo devi vendere tu. Quindi non so che sei incasinato, so che sto lì a cercarti, so che è per te difficile rispondere a tutti, non ti preoccupare, anche quando qualcuno ti scrive di domenica, questa è la qualità della relazione umana, il cliente che ti scrive di domenica e ti dice: ciao Giuseppe, scusami se ti disturbo di domenica, leggi il messaggio quando vuoi, lascia il tempo che trovi, perché tanto poi lo leggiamo comunque di domenica. Però ti devo dire che devo vendere casa e me la devi vendere soltanto tu. Quindi, quando sei disponibile, fammi un colpo di telefono, fammi uno squillo, concordiamo un appuntamento o all'immobile o all'agenzia e andiamo avanti. Questa è la qualità della relazione umana che io ho creato con il cliente anni addietro, anche quando non necessariamente io a quel cliente dovevo vendergli l'immobile. Cioè, non è che è detto che ad ogni persona che incontro gli devo fare la testa in quattro perché io sono l'agente immobiliare, mi raccomando, chiamami. No, a me interessa la relazione umana. Io semplicemente racconto quello che faccio quando faccio il mio lavoro, trasferisco quelle che sono le passioni, e quindi chiaramente da lì poi il contatto si trasforma in una fidelizzazione umana che poi non ha, cioè, ti fa sbancare, perché questa prova a moltiplicarla per X numero di clienti, chiaramente cambia tutto. Quindi il problema dell'agente immobiliare di fare il salto da, cioè, cerco di spiegartelo meglio. Un agente immobiliare che comincia ha più difficoltà. La problematica qual è? È più difficile fare da 0 a 50 che da 50 a 80 o da 80 a 120 in termini di fatturato. Questo perché? Perché tutte le preoccupazioni degli agenti immobiliari che devono andare da 0 a 50 sono pressappoco simili. Tutte le obiezioni che ricevono dai clienti che devono interfacciarsi con un agente immobiliare che in quel momento è a un livello che è da 0 a 50 sono le stesse. Con questo cosa voglio dire con questo? Essendomi trovato io in una situazione simile, perché non è che quando io ho fatto l'agente immobiliare ho cominciato a fatturare 50.000 euro il primo anno, sarebbe fantastico, ma in tanti non l'hanno fatto, e in molto pochi ve lo diranno, perché purtroppo l'agente immobiliare delle volte ha un ego spropositato. È giusto essere sinceri. Ci sono quelli che all'inizio fanno numeri elevati, ci sono quelli che non li fanno, ci sono quelli che li fanno subito perché hanno una sfera di influenza enorme, capacità comunicative tali che riescono a farli subito, poi magari non li fanno, anche perché magari non hanno capito prima perché li hanno fatti, mentre ci sono quelli che non li fanno il primo anno e dicono: cazzo, perché io non li ho fatti? Cosa è successo? Cosa devo aggiustare? Non li fanno il secondo anno o ne fanno poco poco di più e poi dicono: aspetta, questo ho fatto così l'anno scorso, quanti incarichi? Cominciano ad analizzare quello che è successo l'anno prima per cercare di far andare bene l'anno seguente, l'anno presente, e pianificare quello futuro, e cominciano a costruirsi delle procedure tali che nel tempo ti portano a 50. Ed è chiaro che alla base di questo, se non hai una forte resilienza, molti agenti immobiliari abbandonano la presa, perché la resilienza è delle procedure ben specifiche, sono quelle caratteristiche che ti fanno fare il salto e ti fanno andare più avanti. Perché per quanta resilienza potrai avere, sarà difficile stare lì 2, 3, 4 anni e vedere magari gli altri agenti immobiliari che riescono a essere liberi, indipendenti, tranquilli, si fanno le vacanze, riescono a
a gioire quando fanno questo lavoro, e a te magari mancano quei piccoli passaggi che ti portano al passaggio successivo. Quindi, qual è il concetto? Avendo io fatto ormai l'agente immobiliare da tantissimo, tra l'altro, non so se lo sai, ma io ho cominciato in agenzia proprio dal basso, nel senso io sono per caso, mi sono ritrovato in un'agenzia immobiliare come fattorino. Ho un'esperienza come educatore di comunità, ho lavorato all'ex manicomio. E per caso ho cominciato in agenzia immobiliare. Quando ho cominciato non avrei mai pensato di fare l'agente immobiliare. Non era una cosa che mi piaceva, sai, ecco, le cose dicevo, beh, intanto lo faccio, vediamo che succede. Lavoravo già mezza giornata e vediamo che succede. Avevo poco più di 20 anni, eravamo in ottobre 2001, quindi passaggio lira euro, e poi lì per caso, piano piano, ho lasciato quello che era il posto fisso, quello che ci sta dietro, e le porte in faccia chiaramente di chi ti vuole bene, dice come, lasci il posto fisso, sì, vado a fare agente immobiliare. Primo anno niente, secondo anno niente, e poi piano piano, quindi vivendo tutte le preoccupazioni e tutti i gradini che ci sono all'interno di un'agenzia immobiliare. Tra l'altro, in un'agenzia immobiliare, essendo era un franchising locale, quindi come puoi immaginare, la formazione era quella del titolare solito, quindi la formazione poteva essere: la zona si fa in questo modo, devi citofonare a tutti, devi capire se c'è un immobile in vendita, devi parlare col bar, col portiere, col barbiere, con tutti quelli che hai a disposizione, e cercare di capire, tirare fuori informazioni tali che poi ti possono servire per prendere un incarico in questo palazzo piuttosto che in questo. La telefonata era: qua c'è il giornale, qua c'è il telefono, arrangiati. Ma cosa devo dire? Tu arrangiati, chiamali a tutti e fissa appuntamenti. Ah, fantastico, ok. Quindi capisci bene che fare l'agente immobiliare nel 2002-2003 era ben diverso da fare l'agente immobiliare in un periodo attuale. Quindi cosa voglio dirti con questo? Che proprio per l'esperienza che ho avuto sulla mia pelle come agente immobiliare da quando ho cominciato fino ad oggi, quindi la tecnologia, l'evoluzione, gli annunci fatti in un certo modo, i clienti che ti arrivano in un altro modo, il virtual tour, la descrizione, il targeting, il retargeting, l'email marketing, cioè oggi il mondo è completamente cambiato. Quindi se noi uniamo che un agente immobiliare che comincia già a difficoltà a superare uno step di fatturato perché non riesce a creare rapporti umani solidi e non riesce ad avere delle procedure che gli danno la possibilità di monitorare i processi e i rapporti che sta costruendo e quindi prevedere quello che potrebbe essere il fatturato. Mettici poi il fatto che oggi c'è la tecnologia, quindi se non sai fare le ads su Facebook, se non sai fare una mail marketing d'effetto con un autoresponder che al posto tuo risponde ai clienti 12 ore al giorno mentre tu praticamente stai facendo gli appuntamenti di vendita, l'acquisizione, se non hai tutti questi processi diventa tutto un po' un casino. Ed è chiaro che se io devo stare focalizzato su 5, 6, 7, 8, 9, 10 processi, difficilmente riuscirà ad avere una visione di quello che è lo stato attuale e di quello che sarà lo stato futuro. Proprio per questo vi volevo fare vedere, vediamo se riusciamo, ho buttato questo braccettino nuovo che per ora Amazon con me si sta divertendo, perché qua Pistoncino compra treppiedi, manfrotti, telecomandino, non ci sto capendo più niente. Il problema è che poi non è semplice usarli tutti. Allora, giriamo la telecamera, vi faccio vedere, tac, ecco qua. Questo qui è quello che è un'anteprima di quello che stiamo costruendo per gli agenti immobiliari. Protocollo insieme per vendere. Saranno 25 lezioni, ma diventeranno molto di più. E come vedete c'è introduzione al corso, chi è Giuseppe Pistone, gli obiettivi che vuoi raggiungere, tutta una serie di argomenti, quindi il mindset di un agente immobiliare, il business plan, quindi vi verrà fornito uno strumento, verrà fornito agli agenti immobiliari uno strumento digitale dove tramite l'inserimento di tutta una serie di parametri, quindi numero di fatturato e poi chiaramente a scendere transazioni e quant'altro, verrà costruito esattamente quello che fa un agente immobiliare, che deve fare un agente immobiliare per arrivare a costruire quel numero di fatturato, quindi il numero di transazioni, le zone in cui operare, quante ore lavorare al giorno. Qui poi ci sarà l'argomento acquisizione, quindi acquisire software, social, VDP, bla bla bla, referral. Quindi la cosa bella qual è? Che
grazie alla costruzione di una piattaforma digitale dove tutti gli agenti immobiliari avranno la possibilità, scusate, come vi dicevo ancora io con la tecnologia non sono, poi c'è il terrore che cascano tutte cose, quindi se casca tutto non è il terremoto, ma quasi. E quindi chiaramente, grazie a tutti questi aspetti che ci sono qui, ho inserito all'interno di questa piattaforma digitale 17 anni di esperienza, andando a creare le lezioni, diciamo, cercando di immedesimarmi il più possibile all'interno di quello che è lo stato d'animo dell'agente immobiliare e quindi cercare di rendere le lezioni semplici, ma semplici a tal punto da spiegarle in maniera molto fluida, fruibile. Ti faccio un esempio. Una cosa è che io dico ai miei ragazzi, ai ragazzi della mia agenzia immobiliare, quando facciamo formazione, bene ragazzi, sapete, la prima cosa che è giusto dire che un agente immobiliare deve avere determinate caratteristiche in termini di resilienza, deve essere là sul pezzo a fare le chiamate. Se mentalmente non è convinto che deve fare tutte queste cose di qua, difficilmente riuscirà a crearsi i primi contatti, a ottenere i primi incarichi e a incassare le prime provvigioni. Ok, questo è l'aspetto testa. Una cosa è dire, se non ha la giusta mentalità non fai nulla, una cosa è dire, se non ha la giusta mentalità non fai nulla, ma oltre alla giusta mentalità, perché chiaramente essendoci passato io, so o posso capire gli stati d'animo che stai passando e quindi posso comprenderli come uno accanto a te piuttosto che come uno di fronte a te, ti dico, guarda, questo è lo stesso stato d'animo che io ho passato, l'ho passato simile. Ragion per cui ti dico, io ho reagito in questa determinata maniera e mi ha portato questo determinato risultato e questa stessa procedura la trasferisco a te in maniera tale che non ti dico lo stato d'animo tu deve essere quello, ma ti dico il tuo stato d'animo è quello, lo comprendo, ci sono passato anch'io. Qua c'è una procedura, un sistema, una formazione mirata a saltare quel passaggio e andare avanti. Quindi lo comprendo insieme a quello che è l'agente immobiliare, è quello che so fare, che faccio ogni giorno, quello che amo fare. Quindi lo comprendo insieme all'agente immobiliare, lo metto a fianco e piano piano lo accompagniamo al percorso di crescita. Ma è chiaro che tutti gli agenti immobiliari che aderiranno a questa piattaforma, è normale che se non hanno dei vantaggi da questo percorso di crescita, tutto potrebbe andare a svanire. Quindi figuratevi se io non ci ho messo tutto l'impegno per andare a creare quello, andare a creare questa piattaforma. Lasciatemelo dire, fino a qualche mese fa di digitale non ne capivo niente, non sapevo l'esistenza di una piattaforma, non sapevo l'esistenza di poter creare tramite un autoresponse, cioè tutte queste cose qui non le sapevo. Adesso sono riuscito, grazie a una persona che ho assunto all'interno del mio staff, che lui si cura tutta la parte tecnica mentre io la parte strategica, di riuscire a trasferire tutti quei concetti che in questo momento erano qui in questa piattaforma digitale con tutti questi argomenti che probabilmente saranno il lancio metà fine agosto, perché sono circa 25 argomenti e stiamo facendo tutto il lavoro sistemato, quindi stiamo cercando di trasferire tutto. Tra l'altro all'interno ci saranno dei file, ci saranno proprio dei file in Excel dove l'agente immobiliare tramite questo file va a mettere quello che vi dicevo, il suo numerino finale, quindi io voglio ottenere un risultato di 100, 120, 130, x mila euro entro 12, 18, 24 mesi, quelli che sono, e lo strumento già vi andrà a costruire il numero di transazioni che dovrete andare a fare con la provvigione media, quindi ci sono dentro tutta una serie di dati, di caratteristiche che hanno aiutato me nel corso di questi anni e molti di questi strumenti sono strumenti che, ciao Paolo, sono strumenti che vanno avanti. Allora, se avete domande, se non so, avete una curiosità su quello che sarà il percorso, come possiamo aiutare gli agenti immobiliari, grande Paolo. Scrivetemele pure, abbiamo altri 7, 8, 10 minuti circa, perché poi ho una diretta con una persona con la quale io sto facendo formazione proprio per costruire tutti questi processi di qua. Ciao Flavio! Come va? Tutto bene? Stavamo parlando delle preoccupazioni degli agenti immobiliari, Flavio. Gli agenti immobiliari che cominciano, tutti quelli che sono all'inizio ancora non hanno raggiunto i 5 anni di
di esperienza. Quindi abbiamo messo insieme tutta una serie di similitudini, di stati d'animo simili di agenti immobiliari che hanno appena cominciato e niente, questo. Vi ho spiegato poi come all'interno di un percorso formativo che stiamo creando, che è quasi pronto, ho fatto vedere un po' le slide, poi casomai tutti quelli che sono entrati adesso, vi invito, tornate indietro poi quando finirà la diretta, così potete dare un'occhiata, ci sono spunti molto interessanti. E questo è quanto. Poi, quindi, all'interno, faccio una parentesi, all'interno di questo percorso formativo, oltre a tutto quello che è l'atteggiamento mentale che deve avere un agente immobiliare per costruirsi quindi un percorso, procedure, noi parlavamo di percorsi, procedure, relazioni umane, quindi l'atteggiamento mentale che chiaramente deve avere l'agente immobiliare per costruirsi queste tre caratteristiche è monitorare tramite dei processi quello che sta facendo nel tempo per capire se la direzione verso l'obiettivo è quella giusta. Bisogna avere degli alleati all'interno della propria struttura o all'interno della propria cerchia di agente immobiliare, perché oggi, a differenza di qualche anno fa, non basta saper fare l'agente immobiliare, ma devi essere un mezzo tecnico, un mezzo avvocato, un mezzo bancario, devi sapere se un cliente è mutuabile, prima te ne accorgi meglio è, meglio riesci a prendere una proposta. Quindi è chiaro che verrà anche spiegato all'interno di una parte di questo percorso formativo come trovare gli alleati, ma se trovi gli alleati, e grazie agli alleati, che può essere anche un tuo notaio di fiducia, riesci, spiegheremo come far certificare l'immobile e immetterlo nel mercato con una certificazione tale che ti darà la possibilità di elevare quello che è la visibilità del tuo immobile o dell'immobile del tuo cliente, chiaramente, in maniera più alta rispetto agli altri. Quindi è chiaro che se l'immobile ha una visibilità maggiore rispetto agli altri, aumenterà a dismisura le visite su quell'immobile e chiaramente la possibilità di ottenere più offerte. Allora ragazzi, questo è quanto, probabilmente faremo un'altra diretta, oggi siamo a lunedì, domani è martedì, vediamo se mercoledì pomeriggio, tra mercoledì e giovedì faremo un'altra diretta dove andremo a parlare di una parte di primo capitolo del protocollo Insieme per Vendere. Quindi analizzeremo un attimino quello che è il business plan, come costruirlo e come affiancare, quindi come dicevamo all'inizio, quello che è l'atteggiamento mentale con la costruzione del business plan. Ciao Antonio, tutto a posto? Sei arrivato un po' tardino. Abbiamo praticamente finito. E quindi, come dicevamo, quindi sia l'atteggiamento mentale che il business plan, farli camminare insieme in maniera tale da condurre l'agente immobiliare a superare il gap di fatturato per evitare tutti quelli che sono i stati d'animo e le preoccupazioni che gli agenti immobiliari hanno avuto. E questo è quanto. Poi l'altro capitolo, come vi dicevo, sarà con l'acquisizione con i software e con i social. Quindi una parte del corso sarà dedicata, dato che siete rientrando e sono tanti, mi sa che ve la dico questa, dai. Allora, i social, cercherò di rendervela molto semplice. I social sono dei contenitori, cioè immaginate Facebook come fosse un padellotto dove all'interno ci sono tutte le persone, quindi ci sono tutti i contatti, quindi è una padella. La fiamma che sta sotto questa padella scalda i contatti che hanno degli interessi e li dirotta verso un determinato prodotto barra servizio. Quindi se io riesco a capire in che modo accendere la fiamma all'interno di questo calderone che si chiama Facebook e quindi riesco ad andare a colpire quelli che sono i potenziali contatti barra clienti, acquirenti, venditori, quelli che sono parenti, amici degli acquirenti, venditori, bla bla bla, è chiaro che una volta che tramite una procedura ben precisa e una strategia di marketing riesco, una volta scaldati i contatti, a estrapolarli e a fare un lavoro dai quei contatti. Quindi Facebook non serve per vendere, Facebook serve per raccogliere, quindi raccolgo tramite Facebook e tramite la fiamma, che sono le sponsorizzate nella metafora, raccolgo questi contatti, li scaldo, li scremo, li targetizzo, li trasferisco all'interno di un software per mail marketing costruito in base a una procedura ben precisa e vado a colpire, a seguire i miei clienti come non potrei mai farlo. Quindi una parte di questo percorso formativo sarà dedicata a questo, ma anche lì il bello qual è?
che non è che noi vi andremo a dire ok, devi fare A, B e C, vai. No, noi vi andremo a dire devi fare A, B e C, poi se vuoi fare D e F devi fare così. Chiaramente per dal punto A al punto B avrai queste difficoltà, dal punto B al punto C ne avrai queste, perché la prima cosa da fare è sponsorizzarsi con una strategia. Ottengo i contatti, bene, prima difficoltà superata. Ora ho questi contatti, come li trasformo in clienti? La seconda strategia da fare è questa. Strada facendo, chiaramente ne perderai. Questa chiaramente si chiama conversione. Quindi io ne ho presi 100, ne ho 50, ne ho 40, poi ne ho 30. Alla fine ho preso 1, 2, 3 incarichi. Presso a poco sono quelle. È la conversione che noi stiamo vivendo in questo momento con una procedura che seguiamo già da 2 settimane circa. Quindi non solo ti verrà insegnato come cercare di stringere la conversione e quindi ne ho 100, ne devono uscire 2, poi 3, poi 4, sempre di più chiaramente. Quindi con la stessa spesa investita aumento la conversione. Ma ti spiegheremo anche come fare la sponsorizzata, come compro la carta di credito prepagata, l'aggancio su PayPal, poi la devo andare a mettere al business manager di Facebook. Mi chiama, dove lo scarico? Aspetta, dove si scarica? Aspetta. Poi è quella, aspetta, ma non mi date i risultati che faccio? No, fermi. Vi verrà spiegato. La sponsorizzata si crea così, questo viene fatto così, la campagna pubblicitaria la fai così, ma quando la devo controllare? Avremo un processo che ogni 12 ore già potremo ottenere i risultati e verificarli. Quindi se c'è da fare un aggiustamento, aggiustare il tiro, spostarsi la targetizzazione, devo andare a colpire un determinato pubblico, quindi le cose andranno fatte secondo la strada. Quindi strada facendo si andrà ad aggiustare quello che è il tiro e strada facendo noi vi guideremo passo passo anche nella costruzione di questo, perché come dicevamo poc'anzi, fare l'agente immobiliare oggi non devi sapere le stesse cose che sapevi 10-20 anni fa, ma devi sapere un po' di tutto su tutto, specie su quello che è la tecnologia. Ragazzi, detto questo, io vi lascio che ho una diretta con Budapest, con una persona con la quale stiamo facendo formazione insieme e poi andrà avanti sino alle 8:30. Poi ho scoperto che tra live e zoomate, le batterie dei cellulari non servono, quindi mi sa che ci vuole una batteria potenziata. Ragazzi, mi raccomando, ci vediamo probabilmente tra mercoledì e giovedì. Non la andrò a pianificare, sarà a sorpresa. Ciao Antonio, la prossima live sarà a sorpresa, ma la cosa bella qual è? Che tanto poi potreste andare all'interno della mia pagina, della mia pagina Giuseppe Pistone Protocollo Insieme per Vendere o del mio profilo o dove volete la trovate e la potete guardare sin dall'inizio e su ogni diretta potreste prendere uno spunto che vi potrà servire per svolgere attività di agente immobiliare e chi lo sa, magari alzare un tantino quello che è lo standard qualitativo e quantitativo della vostra professione. Ragazzi, dal deserto dell'Africa, perché si sta morendo di caldo, ci vediamo. Pausa, caffettino e sigaretta. Ci vediamo alla prossima.